Strano a dirlo, almeno per chi come noi rappresenta la partita, ma l'impresa di giornata dell'ultimo turno di regular season l'ha fatta proprio Avellino, e non tanto per aver espugnato il Palacarrara, a Pistoia sono passati un po' tutti, ma per aver raggiunto in extremis i playoff approfittando delle contemporanee sconfitte di Varese a Bologna e di Cantù a Sassari, KO che tra l'altro hanno estromesso dalla corsa le due lombarde. Ce lo godiamo alla grande, spero che essere entrati dopo veramente un periodo di grandissima pressione da tutti i punti di vista, problematiche economiche, infortuni, ovviamente risultati che non hanno aiutato con una seconda parte di campionato deficitaria, se pensiamo che quella di oggi è la prima vittoria in trasferta del nostro girone di ritorno, ce lo godiamo e spero anche che finalmente questa iniezione di fiducia ci porti ad affrontare con un po' di leggerezza questi playoff. A proposito di post-season, attenzione alla mina vagante Trento, che domenica sera ha fatto il blitz a Brindisi e che nel girone di ritorno è stata la squadra che ha raccolto più punti di tutti, anche di Milano. Abbiamo vinto 11 partite su 15 del girone di ritorno e abbiamo ottenuto in trasferta, in un campo così difficile, nell'ultima partita di campionato, il quinto playoff consecutivo in 5 anni di Serie A, forse il più difficile, senza forse. Viviamo per questi momenti, lavoriamo per questi momenti, nel bene, nel male, sbagliando, facendo bene, lavoriamo. Ed è una cosa che non è stata alla base della partita, perché alla base della partita è stata la convinzione di poter vincere. Per il resto confermato il primo posto di Milano, bene con Trieste, al termine di un match comunque equilibrato. Male da un punto di vista prettamente societario Torino, che ha sì chiuso la stagione regolare battendo Pesaro, ma che è stata costretta alla retrocessione non certo per demeriti sportivi. Mercoledì sera alle 23, giovedì alle 19 su Sport TVL, canale 193, c'è Terzo Tempo con tutte le interviste di tutti dopo gara da tutti i palazzetti. Da non perdere!